di cui ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi ragazzi partiamo con una serie veramente bella sia da fare per me che da vedere per voi, in quanto come potete vedere qui abbiamo lo scooter di Candle che è stato abbandonato da circa 2 anni, ora è in mano mia grazie alla gioia e di conseguenza dobbiamo assolutamente sistemarlo, in quanto poi lo andrò ad utilizzare su strada per fare sia il cretino ma anche comunque molto comodo avere uno scooter. Quindi ragazzi, come potete vedere lo scooter è messo abbastanza male. Quello che andiamo a fare oggi è smontarlo completamente, vediamo quali sono i problemi e i difetti, dopodiché durante la serie ci dedicheremo impianto frenante, estetica, blocco motore, quindi abbiamo già abbastanza componenti qui in casa che ho ordinato giustamente prima di cominciare a smontarlo. Devono arrivare altre cose come marmitta, carburatore, altre cose, però comunque arriveranno col tempo, anche perché abbiamo molto lavoro da fare su questo piccolo booster. Cominciamo con lo smontaggio dei vari cerchioni, blocco motore, carene, vediamo un attimino le condizioni e soprattutto cosa ci sarà da cambiare. Carena posteriore completamente distrutta. Ora ragazzi smontiamo retro scudo, pedana e poi vediamo quali saranno i lavori da fare per quanto riguarda il telaio. Ok ragazzi, allora le condizioni sono queste: abbiamo delle viti a random nella carena sotto, cioè è praticamente tutto da rifare, tutto quanto da sistemare, fascette neanche tagliate, proprio siamo messi ragazzi abbastanza malino qua, però non sarà un problema ragazzi, continuiamo a smontare. Ok ragazzi, la situazione è questa: carena sotto pedana completamente lercia e piena di olio, fango, terra, viti, tutto, cupolino fortunatamente integro ma sicuramente da sostituire in quanto non aveva gli attacchi ma aveva una fascetta, l'impianto elettrico è anche messo discretamente bene. Ora ragazzi veniamo al blocco motore, potete vedere le condizioni, fortunatamente questo scooter aveva l'impianto elettrico completamente funzionante, luci, frecce, abbaglianti, inabbaglianti, tutto, quindi l'impianto elettrico nel momento che lo andiamo a smontare, quando lo andiamo poi a rimontare prestiamo attenzione a collegarlo correttamente senza rovinare niente, in modo che abbiamo poi la possibilità di usufruire dell'impianto elettrico completo. Bene ragazzi, allora per quanto riguarda il blocco motore sono già andato a staccare le spinette dello statore, ora quello che andremo a fare sarà togliere la cuffia, levare la marmitta, togliere completamente la trasmissione, dopodiché scollegheremo il perno del blocco all'ammortizzatore e potremo togliere il blocco motore e spostarci sul banco.
Ragazzi, trasmissione completamente distrutta e Carter interno letteralmente lercio. Allora ragazzi, la situazione in garage è questa, abbiamo tutti quanti i pezzi qua per quanto riguarda carene, marmita, cioè ragazzi la verità la marmita come è conciata, cioè è un blocco di ruggine. Per quanto invece ragazzi riguarda il cilindro abbiamo un DR completamente, ragazzi, arrugginito. Ora provvederò a togliere il volano off camera e anche il blocco motore, anche perché comunque sia per quanto riguarda il blocco non è rimasto un granché, ci manca vabbè da cavare la ruota, sistemare anche il robot della sella che praticamente è distrutto, bisogna solamente dargli una sistemata. Insomma ragazzi, come avete visto c'è da lavorare abbastanza, avremo tempo durante questa serie di sistemarlo. Oggi ci siamo dedicati appunto a togliere le carene e visionare il telaio. Mi sono accorto che ci sono alcune staffe storte, come ad esempio questa pedana, ma con un po' di colpi di capo officina sicuramente riusciremo a sistemarla. E poi il telaio è completamente da pulire, da portare all'autolavaggio, grattare con qualche spazzolo da cucina, quelle tipo verdi, in modo da sgrassarlo bene. Dopodiché pensavo di passargli magari una mano di nero se ci sono eventuali macchie di ruggine in giro per il telaio, ma penso di passargliela a prescindere anche per fare un bel lavoro. Per quanto invece ragazzi riguarda il resto, ci manca da smontare i due cerchi, il blocco motore e dopodiché tutto l'impianto elettrico, ma sono cose che farò off camera in quanto sono molto lunghe e noiose e direi che... E direi che comunque sia non interessano praticamente a nessuno, anche perché penso che tutti siate in grado di togliere un perno vuoto o comunque slentare un bullone posteriore. Ragazzi, per questo primo episodio è tutto, abbiamo dato un'occhiata veloce allo scooter, ci siamo da... Per questo primo episodio ragazzi è tutto, abbiamo dato una stima del lavoro che c'è da fare e la stima è parecchio alta. E dunque abbiamo molto da lavorare, ci saranno molte cose da controllare, ma penso che in un mese di lavoro quasi tutti i giorni penso che possiamo controllare tutto quanto, anche perché quando voi vedrete questo video, non so quando sarà, però comunque il primo di settembre dovrò andare ad un raduno con questo qua, dove appunto vi farò anche un video, quindi diciamo che ho un po' i minuti contati, di conseguenza ci dovrò lavorare su parecchio. Quindi ragazzi, spero che questo primo video della serie vi sia piaciuto, fatemi sapere magari nei commenti come strutturarlo, come vi piacerebbe vederlo a livello di editing, e magari nei prossimi episodi cercherò di fare un editing ancora meglio, visto che non ho mai fatto video del genere, sto cercando di portare un editing un pochino più complesso, fra virgolette, anche carino da vedere, quindi ragazzi ci sto provando e spero comunque di riuscire a fare un buon lavoro. Detto questo ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, iscrivervi al canale. Con le mani nere ragazzi io vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata, dove andremo a vedere il blocco motore, lo apriremo insieme e vedremo anche tutti quanti i nuovi componenti che riguardano il blocco motore e l'estetica dello scooter.